Un ordigno bellico con carica speciale a base di fosforo risalente alla Seconda Guerra Mondiale è stato recuperato nelle acque antistanti il porto di Barletta, nella sesta provincia pugliese. Il personale del comando dei vigili del fuoco e della BAT ha fornito, con l'utilizzo di un modulo antincendio pick-up ed una idrovora, il supporto tecnico antincendio durante le operazioni di riconoscimento dell'ordigno a carica speciale. Per tutta la durata delle attività, oltre 4 ore, l'area è stata interdetta alla navigazione. La bomba a base di fosforo è stata rilevata nel mare antistante la litoranea di Ponente e la sua analisi, avvenuta sulla litoranea di Levante, ha confermato che si tratta di un residuo bellico della Seconda Guerra Mondiale. Le operazioni di recupero dell'ordigno dal fondale e il suo successivo riposizionamento in mare sono state condotte dai sommozzatori del gruppo SDI di Taranto della Marina Militare, mentre per la verifica dello stato dell'involucro dell'ordigno e dei suoi meccanismi di innesco è servito l'intervento del genio guastatori dell'esercito italiano, 11° reggimento di Foggia. A supervisionare l'attività è stata la capitaneria di porto con la collaborazione dei vigili del fuoco del comando provinciale di Barletta Andrea Trani. Adesso si attendono le disposizioni della prefettura per il definitivo recupero dell'ordigno e il suo brillamento in cava.